Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Mi stava venendo in mente, si parla sempre soltanto di semina, di cura delle piante, di come farle crescere sane, di come affrontare i problemi. Non si parla mai della raccolta, che poi alla fine è la parte migliore di tutto ciò che comporta il nostro lavoro. Quindi oggi facciamo un video sulla raccolta dei primi frutti. Questo è il primo vero raccolto, siamo a metà luglio. Questo è il primo vero raccolto della stagione, che ho piovuto per 3 giorni di seguito e quindi le piante sono belle in forma. Il video verrà un po' mosso, quindi mi dovete scusare, lo faccio così a mano. Allora, queste zucchine, come ho detto in altre occasioni, stentano a partire. Tiro via solo le più belle, mentre quelle gialle le do poi alle galline. Tolgo lo stesso, ma le do poi alle galline. Tiro via quelle piccole, cerco di lasciarne qualcuna, sperando poi che possa prendere piede e ingrandirsi. Vedete, sono tutte piccoline, molte gialle, e quest'anno va così. I fiori cerco di non toccarli, soprattutto quelli maschi. I fiori maschi sono questi, mentre i fiori femmine sono quelli attaccati al frutto. Questo è femmina, questo è femmina e questo è maschio. Quest'anno zucchine ne ho messe parecchie, pensando di dover fare un po' di conserva, ma mi sa che ci siamo sbagliati. Ecco, questa sta andando abbastanza bene. Marcia, vediamo le galline. È un pianto quest'anno con le zucchine. Ovviamente lavoro male perché con l'altra mano la videocamera, quindi queste sono quelle da fiore, però in realtà fiori ne fanno pochi, fanno qualche frutto anche questo che non è buono, e poi prendiamo quello che arriva. Melone e anguri ancora è presto. Abbiamo qui cetrioli. Questi, anche se sono gialli, sono una varietà ad alta digeribilità, quindi non diventano verdissimi. Li raccolgo lo stesso quando sono grandi. Abbiamo esagerato con i cetrioli quest'anno, Andiamo di là. Adesso prendiamo i primi peperoni. Questi sono i primi peperoni della stagione. Sono i friggitelli. Già buoni, guardate che bella pianta, guardate che belli. Questi sono recenti e non sono stati bruciati dal sole. Ovviamente lavorare con una mano non è il massimo. Ma
pensate che qui queste piante devo ancora fare il trattamento con la pollina, non ci sono ancora riuscito. Guardate che bello questo. Qualcuno lo lascerò per farlo ingrandire. Arriviamo alle melanzane. Ecco, prima di arrivare alle melanzane, qua ci sono i peperoni, quelli rossi, verdi. Ovviamente sono tutti verdi all'inizio, poi cambiano colore, maturano. Allora, melanzane. Questa è bella, la prendiamo. Questa è bella, c'è un'altra molto bella, facciamo crescere ancora un po', lì c'è una tonda, ho preso sia le lunghe che le tonde, giusto per cambiare un po'. E questa aspettiamo ancora qualche giorno, idem. Ora cominciamo con i pomodori, non ne ho molti, però quelli che ci sono possiamo cominciare a prenderli e assaggiarli. Sono il datterino, allora, mi suggerivano gli amici di Facebook e di Instagram che quelli più bassi, i frutti più bassi sono i migliori per estrarre i semi, quindi seguirò il loro consiglio e farò così, comincio già l'estrazione dei semi dai più piccoli. Guarda che belli questi. Quasi quasi ne assaggio uno in diretta. Ha un gusto quasi commovente. Infine raccogliamo questo bellissimo ceppo di insalata. Ne lascio un paio di centimetri per terra, perché così poi ricresce. Questo i negozianti non ve lo dicono, perché ovviamente poi così si torna a comprare le piantine. Guardate che foglie. Le più brutte ovviamente le diamo alle galline. Ecco lì, se va tutto bene tra qualche giorno dovrebbe rigettare. Ma visto che ho cambiato posizione, ho un paio di cetrioli giganti, eccoli qua. Guarda questo, questa è un'altra qualità, diventa verde. Qualcuno rimane storto, va benissimo. Allora, questa è la spesa che abbiamo fatto oggi. Abbiamo un ceppo di insalata, una decina di cetrioli, 3-4 zucchine piccole, una melanzana, qualche friggitello e un po' di pomodorini. Dal pollaio ho raccolto 2 uova, quindi penso che per oggi possa bastare. Che la soddisfazione di poter raccogliere i propri frutti non ha eguali, a parte il gusto di quello che ne ho già parlato, ma davvero
per questi 3 mesi non c'è bisogno di andare al supermercato per quanto concerne la verdura. Poi se avete il vicino di casa bravo come il mio, vi dà anche la frutta, allora a quel punto avete fatto bingo. Vi ringrazio per avermi seguito, se vi è piaciuto volete condividerlo, ve ne sono grato, così mi aiutate a far crescere il canale. Se avete qualche consiglio da darmi, qui nei commenti me lo potete scrivere. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.